tutti amici di Radda nel Bicchiere, siamo qua con Bernardo Bianchi dell'azienda Colle Bereto per la nostra rubrica di presentazione dei vini di Radda nel Bicchiere. Bernardo, ci puoi presentare un attimo la tua azienda e i vini che ci faresti assaggiare a questa edizione di Radda nel Bicchiere? Allora, Colle Bereto è l'azienda della famiglia Pizzauti dal 1980. Io ho la fortuna, insomma, di essere qui a Colle Bereto da circa 16 anni. Lavoro con loro, sono il responsabile dell'azienda e con la famiglia abbiamo negli anni rinnovato un po' prima tutti i vigneti, ristrutturato i vecchi vigneti e poi anche la cantina. È un'azienda che diciamo era di proprietà della Chiesa in passato, quindi diciamo, si parla del 1200 circa. Oggi l'azienda è circa 60 ettari, che sono tutti intorno a questo borgo e abbiamo, diciamo, i vigneti sotto Radda che guardano sud, che sono tutti i vigneti con le Bereto, e la parte invece che guarda più nord c'è l'oliveta e il bosco. Da tanti anni commercializziamo Chianti Classico Riserva, e dagli anni 90 invece ci sono due vini, il Cenno e il Tocco, che sono due GT, che sono due vini che sono qua davanti. Il Cenno è una vigna di Pinot Nero, il Tocco è una vigna di Merlot. E chiaramente la produzione principale è Chianti Classico. L'azienda, insomma, siamo di fronte al paese di Radda e quindi crediamo nel Sangiovese e nel Chianti Classico in particolar modo. A Radda nel Bicchiere quest'anno faremo assaggiare la nuova annata, Chianti Classico 2014. La riserva, anche quella mi piacerebbe portare la nuova riserva che imbottiglieremo adesso, che è la riserva 2013. Da usare, insomma, Radda nel Bicchiere proprio anche come momento per come anteprima di questi vini. E poi invece ci sarà la gran selezione, e mi piacerebbe portare sia la 2011 che la 2013 che andremo in bottigliare. Sarà un piacere solamente assaggiare i vini di Colle Bereto. Grazie. Poi chiedo sempre ai produttori come sia cambiata la produzione. Appunto, siamo giunti alla 21esima edizione di Radda nel Bicchiere. In questo lasso di tempo come si sia notata il mutamento nella produzione di vino, sia nel caso specifico che in generale? Ma sicuramente per Radda è un momento felice, perché fortunatamente siamo usciti dal periodo in cui un po' andavano di moda dei vini molto sovrastrutturati, a me piace chiamarli così. Radda è un territorio molto elegante come da un punto di vista vino, perché siamo alti, quindi questi vini hanno sempre una bella freschezza e sono i vini che abbiamo sempre fatto. Chiaramente oggi, diciamo, il consumatore è un pochino più attento e quindi riesce, diciamo, a apprezzare i vini i vini che vengono fatti a Radda. E quindi l'evoluzione sicuramente è stata più che altro nella vigna, nell'attenzione, diciamo, nell'andare a produrre un frutto sempre più maturo da un punto di vista polifenoli, perché credo oggi bisogna seguire, diciamo, quelle che sono le potenzialità di questo territorio. E in chiusura a tutti i produttori poi chiedo, essendo giunti al 300° compleanno del consorzio, all'interno di questi festeggiamenti, se vogliono fare un augurio. Ma l'augurio, insomma, è un onore essere parte attiva di questi 300 anni. Radda, insomma, il consorzio è stato fondato qua e quindi per noi sarà anche un piacere e auguriamo, insomma, lunga vita al consorzio del Chianti Classico. Un saluto da Colle Bereto, vi aspettiamo a Radda nel Bicchiere. Arrivederci. Arrivederci.